Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del 22esimo episodio della 12esima stagione di Grey's Anatomy, nata in onda ieri sera negli Stati Uniti. Allora, parto subito col dirvi che per me questo episodio è stato devastante, ho pianto praticamente per tutto il tempo, nonostante avessi visto lo sneak peek che vedeva la testimonianza di Arizona, nonostante io avessi già preventivato la possibilità che Arizona vincesse per come saranno messe le cose, perché generalmente quando sembra che una cosa debba andare in un modo va nell'opposto, e quindi si pensava che Callie avesse tutte le carte in regola per vincere, e quindi ho pensato immediatamente che invece avrebbe vinto Arizona, l'avevo già anche detto. Però vedendo poi l'episodio in toto ho pianto moltissimo, perché è stato davvero molto doloroso da digerire. Io sono il tipo di persona che ritiene che i figli non siano di chi li mette al mondo, ma di chi li cresce e li ama. Arizona e Callie hanno amato Sofia allo stesso modo ed entrambe a mio parere meritano di poterla crescere. Però Callie, e di questo rimprovero fortemente Shonda Rhimes, ultimamente è stata una donna troppo egoista, perché ok, lei ama Penny, a parte il fatto che io non vedo la chimica tra le due attrici, però prendiamo questo come un dato di fatto, c'è amore tra le due, ma Penny deve andare via per un anno, e quindi il fatto che Callie decida di sradicare una bambina dal suo ambiente, portarla via dall'altra madre, portarla via dalla scuola, gli amici, un'assistenza come ha fatto notare l'avvocato, perché comunque Meredith e Callie si sono sempre aiutate per crescere le bambine, quindi portarla via da tutto un mondo soltanto per il suo egoismo, perché lei vuole avere tutto, non è una cosa giusta, è una cosa che una madre non farebbe, perché una madre mette sempre davanti il figlio alla propria felicità. Callie avrebbe tranquillamente potuto per un anno fare avanti e indietro, rimanere a Seattle e andare a trovare magari Penny nel weekend, oppure lasciare la bambina ad Arizona e andare via con Penny, tornando poi a vedere Sofia di tanto in tanto. Insomma, si sarebbero potute trovare un sacco di soluzioni senza che la bambina lasciasse Seattle e senza che lasciasse quindi Arizona. In più, ok, Callie è un personaggio che è sempre stato molto istintivo, che si è sempre buttata a capofitto nell'amore, nell'amicizia, nelle relazioni umane, nel lavoro anche. Però un conto è essere istintivi, impulsivi, un conto è essere cattivi. Callie ha lasciato che la donna che ha amato più della sua vita e che ha sposato venisse ricoperta di insulti, venisse fatta passare come una poco di buono, una persona che mette il lavoro davanti agli affetti, cosa assolutamente non vera, perché Arizona è un medico, ma anche Callie è un medico, e entrambe sono sempre state disposte a rinunciare almeno per un po' di tempo ai loro affetti, come del resto capita a Meredith, che non sta sempre con i suoi figli, e come del resto capita ad ogni medico. Quindi il fatto che un medico che capisce la situazione permette che un altro, che poi per di più una persona che ha amato, sia insultato in questo modo, è assolutamente indegno, e questa cosa non è coerente con il personaggio di Callie. Nonostante questo però, vederla piangere sul finale mi ha spaccato il cuore, così come mi ha spaccato il cuore vedere Arizona fuori da quella porta che ha vinto ma non ha vinto, perché come si sa in questi casi, come dice anche Meredith, non ci sono vincitori, perché alla fine un bambino sarà privato di uno dei suoi genitori, e benché Arizona possa essere felice di poter stare con la figlia, sa che questa vittoria è totalmente mutilata, perché c'è qualcuno che soffre. Io trovo che questa storyline sia stata assolutamente credibile, però penso anche che quest'anno Shonda Rhimes ci abbia dato troppi dolori, perché io mi rendo conto che anche persone intelligenti e profonde si possano trovare a dover affrontare delle situazioni e quindi a perdere lucidità, ad andare contro la propria natura, ad essere quasi malvagie loro malgrado, perché vogliono salvare qualcosa in cui credono, ma ritengo che non debba andare per forza così. Infatti in qualche modo la mia sofferenza è stata lenita nel vedere April e Jackson, che io spero ancora possano tornare insieme, però anche se questo non succederà, finalmente se non altro hanno deciso di non litigare, di fare dei piani per il loro bambino e quindi di seguirlo entrambi senza primeggiare l'uno sull'altro, perché alla fine in questi casi è sempre il bambino che soffre. L'unico momento poi divertente è stato quando Miranda ha fatto obiezione davanti al giudice, perché lei come sempre è la migliore, ed è stata quella tra l'altro che ha testimoniato in maniera più impeccabile di tutti. E invece poi, cosa che non c'entra niente, mi fa rabbia vedere come Joe e Stephanie siano tornate a fare le amiche di Ben, quando durante il periodo in cui lui rischiava di essere licenziato erano tutte esaltate la possibilità di avere più interventi, ma soprassediamo. Adesso si sa che negli ultimi episodi si andrà un pochino ad indagare sulle altre coppie, sugli altri equilibri, quindi vedremo come finirà tra Alex e Joe, che per come ho sempre detto sono ormai una coppia non coppia, perché sono sospesi in questa proposta di matrimonio da una vita, lui accetta tutto così com'è, lui è cambiato secondo me in peggio, perché ok che è più equilibrato, ok che è diventato la persona di Meredith, ma io vedere un Alex che non va a testimoniare in favore di Arizona e che se ne lava le mani, mi fa cadere le braccia e mi fa pensare che qualcosa non vada. Negli anni tutti questi personaggi hanno subito delle evoluzioni, chi non le ha subite è sparito, però ecco, pur accettando delle cadute, perché ripeto non siamo perfetti, in determinate situazioni possiamo far uscire il peggio di noi, io non accetto di vedere un personaggio che ha
fatto una crescita grandissima, poi cadere su queste piccole cose. Ad ogni modo, vedremo come proseguiranno tutte le altre storie. Se non altro, mi sembra di intuire che per un po' Owen ed Amelia saranno bene. Poi nel promo si intuisce uno scambio di sguardi tra Maggie e Nathan. Io ho sempre pensato che Nathan sarebbe stato l'amore di Meredith, anche se poi con il ritorno, che secondo me avverrà, della sorella di Owen, ci saranno casini. Però a questo punto, se invece flirterà con Maggie, passeremo a vedere anche lì. La storia tra Maggie e Luca non si capisce perché sia stata messa su, se poi in 5 secondi è finita, neanche più si calcolano. Quindi insomma, ho visto dal promo che ci saranno ridefinizioni di rapporti, proposte di matrimonio, dolore, perché poi ora è tornato in ospedale anche l'ex fidanzato di Stephanie, quindi lei sicuramente si riavvicinerà a lui. Forse una delle proposte di matrimonio riguarderà loro, non lo so. Mi sembra di rivedere un po' la storia tra Izzy e Danny, con le dovute differenze, logicamente. Insomma, questa stagione secondo me ci ha dato troppo dolore, e lo ribadirò fino alla morte: non è possibile che per andare avanti, vita naturale durante con questa serie, tutti i personaggi debbano essere stravolti in negativo, tutte le storie d'amore debbano essere sfasciate in una maniera così terrificante, e quindi noi fan non possiamo affezionarci a nessuno perché nessuno è al sicuro. Quindi staremo a vedere. Io ho sofferto tantissimo in questo episodio, ho pianto tutte le mie lacrime, è stato devastante, perché non mi ha dato soddisfazione in nessun momento. Io tifavo per Arizona perché secondo me in questa fase Kylie ha toppato in pieno, però nemmeno vederla contenta mi ha resa contenta, perché lei meritava di ottenere la bambina, ma è una vittoria solo a metà. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana con la video recensione del penultimo episodio di stagione. Vi lascio in info box, oltre al link della mia pagina Facebook, anche il link di due bellissime pagine dedicate a Grey's Anatomy. Andate a mettere il vostro like. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate verso l'alto. Fatemi sapere come avete trovato l'episodio con un commento. Vi chiedo scusa se avrò fatto un discorso un po' privo di sintassi, ma ero troppo agitata. Infatti oggi non ho neanche preso appunti per parlare, ho voluto parlare a braccio, e quindi non so quanto il discorso sia coerente, serio, fatto bene. Però mi perdonerete. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!